Ciao ragazzi, bentornati su Squalo Internazionale. Oggi ci sono le squalopagelle. Lunedì 23 settembre 2024, il giorno dopo di Inter Milan 1-2 per il Milan, meritatamente, ma molto meritatamente. Ho già detto tutto quello che volevo dire ieri sera, quindi potete vedere il mio video di ieri e anche gli shorts. Non ci sono gli sfoghi contro Inzaghi, ma giustamente. Ho messo anche per Paco Dice anche le loro interviste dove negli shorts dove loro chiedono scusa, fanno mia colpa, soprattutto Inzaghi e Lautaro, che sono i miei due principali colpevoli ieri sera insieme a Mkhitaryan, che è un altro veramente giocatore che ci sta prendendo un po' in giro perché sta giocando malissimo dall'inizio dell'anno, è fuori forma e lui lo continua a far giocare Inzaghi perché sai, il maestro della tattica. Che è ritornato al 2022, come dice il mio amico Fabio Bergami, che lo saluto. Siamo tornati al 2022, ma è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E siamo con le pagelle. Jan Sommer 7, che è uno decisamente dei migliori dell'Inter, nonostante i due gol presi, attento su Morata, in avvio di partita, poi colpito da Pulisic, che però si presenta a tu per tu, quindi cosa poteva farci? Non poteva farci niente, gran parata anche. All'inizio di preso colpo di testa di Leao, bravissimo al 64esimo su Reinders. Cioè, ragazzi, nel secondo tempo è stato un massacro dopo che ha tolto i tre centrocampisti. Tiro anche deviato al 64esimo di Reinders, poi sicuro anche su Leao di nuovo, che con il mancino però ha calciato ancora. Poi non può nulla su Gabbia, non può nulla neanche su chi era l'ultimo caso, Okafor, che l'ha tirata fuori aria, cioè fuori porta, proprio fuori dalla porta. Però 7, insomma, è migliore. Benjamin Pavard, 5,5, che è stato sorpreso inizialmente da Pulisic. Non può passare Pulisic in quel modo, ragazzi, ma come si fa? Che ha regalato il vantaggio rossonero, poi in generale dietro non sembra mai sicuro, ma proprio è stato ieri pessimo. Non capisco perché non poteva giocare Bissek a questo punto. Poi Inzaghi esce Darmian che entra per Dumfries e lui si alza a fare il laterale. Anche lì. Metti Darmian dietro e non Bissek. Cosa vuol dire? Per mettere Pavard a fare il laterale? Ma non lo so, non lo so. Inzaghi mi fa capire che ieri non ci ha capito molto. Acerbi 4 e mezzo, molto stanco, molto statico. Anche lui sul gol di Pulisic, stanchissimo. Si vede dalla partita che lo ha impegnato contro Haaland. Che dire, veniva superato troppo facilmente, ragazzi. Era sempre superato in modo elementare, anche nella ripresa. Perde sia Abraham che Morata, insufficienza piena, ma molto meno dell'insufficienza, infatti 4 e mezzo. Bastoni 6 e mezzo, Pulisic è rosso duro, ma lui ci ha messo sempre le spezie e il tempismo, è stato l'unico che da quel lato era impenetrabile. Nella ripresa si alza molto, ma anche spesso al cross, mandando anche al tiro Lautaro più volte, però poi all'82esimo Mister genio della lampada lo leva per Carlos Augusto. Ma come sta? E poi prendiamo il gol. Io dico, veramente, Inzaghi, anche facendo le pagelle adesso sta venendo più nervoso verso di te. Ragazzi, ma cosa sbaglia? Ieri non ci ha capito la mazza, Inzaghi. Non è possibile, non è possibile. Poi, Denzel Dumfries, 6. Solito duello acceso con Hernandez, ma si vedeva che non era il solito duello degli altri anni. Non lo vince, non lo perde, ma semplicemente è sufficiente. Darmian al suo posto è entrato malissimo, molto spaventato e disorientato. 5 anche a Darmian, che ultimamente io non capisco perché continuano a puntare su Darmian quando si vede che non è in forma neanche Darmian. Barella, 6 e mezzo, uno dei pochi nerazzurri in partita dall'inizio alla fine. Sull'apertura di 40 metri da cui nasce l'1-1, sempre preciso e sempre educato, nei controlli e negli appoggi. È stato un grande ieri, si è fatto anche sentire in metà campo sempre andare a aiutare Calhanoglu perché Calhanoglu non era in serie ieri,
È uscito stanchissimo, il drag ha detto che ha avuto un dolorino, ma secondo me non doveva proprio uscire, doveva stringere i denti e rimanere in campo. Zelensky, sei, è entrato più contro 8, non riesce a mantenere la calma e trasmetterla, ma quando è entrato Zelensky ormai la frittata era fatta, ragazzi. L'ha fatta 10 minuti prima Inzaghi, togliendo sia Mkhitaryan che Çalhanoğlu. E ora ci arriviamo, Çalhanoğlu 5 e mezzo. Ieri è stato un lontano parente del Çalhanoğlu dell'anno scorso, molto superficiale la prima mezz'ora. Non convinto e non convincente, cioè nel senso non era convinto lui e non ha convinto noi. Viene ammonito al 40esimo nel primo tempo per un fallo su Malate di partenza. È migliorato col passare del tempo, ma non è solito Çalhanoğlu. E poi quando stava migliorando l'ha cambiato. Al 63esimo è entrata Zlatan al posto suo, ragazzi, 3, 3, 3, 3, un po' leggerino, perde duelli, viene ammonito anche, ragazzi non è all'altezza di chi può fare il titolare o di chi può sostituire un titolare secondo me, neanche, quindi 3, Inzaghi ha rotto un po' le palle con questo Zlatan sempre al posto di Çalhanoğlu, no, mettici qualcun altro, o non fa sto cambio, basta. Mkhitaryan, 3, anche lui, ammonito per un fallo irritato su Hernandez, non inizia bene, non riesce neanche ad entrare in partita. Mai entrato in partita, come di solito lui fa, ma è tutto l'anno che lo sta facendo. Sta giocando sempre con uno in meno ogni volta che gioca lui. Stralento, senza idee, sul gol dell'Inter è lui che perde la palla, sul gol del Milan è lui che perde la palla, e poi, perché vuole fare questo stop di petto, ma ragazzi, ma mandatelo a casa, cioè, fatelo riposare, ha 37 anni, è stanchissimo, non ce la fa più. Frattesi, 5, si è stato male, soprattutto sul gol 2-1, si è perso gabbia. Mi dico, è proprio l'impatto in generale, che è l'impatto molle, che non ha convinto, ma Frattesi, se lo butti così nella mischia non ci combini niente, è piuttosto fai iniziare dall'inizio. Perché abbiamo Mkhitaryan che siamo uno in meno di partita e Zielinski Frattesi in panchina. Ma tu sei scemo, Zaghi, scusa se te lo dico, ma ragazzi, ma come fa? Di Marco, 7, il migliore in campo. All'inizio sembrava meno visibile del solito, però poi è entrato in partita e al 28esimo ha segnato un bel gol con questo gran mancino in diagonale che è stata la rete del pareggio. Pregevole la conclusione, che bel tiro ha fatto. Cioè, poi ci ha provato ancora da fuori, ma non inquadra la porta. Sinistra ha spinto sempre e questo di continuo è stato alto, ma poi è stata buttata alla fine, ma dove è calato lui come tutta la squadra, ma il migliore in campo, decisamente, insieme a Sommer. Martinez, 6, non gli do 4, io volevo dare 4, ma gli do 6, perché ci ha provato col destro in primo tempo, però è stata troppo la mira. Poi è stato lui a fornire l'assist a Di Marco, per il pareggio dell'azzurro, però ragazzi, poi troppi errori che non sono da Lautaro Martinez. Se non era per il passaggio a Di Marco, gli avrei dato 4 anche a lui. Ma dove sei, Lautaro? Dove sei? Thuram, 5, anonimo anche lui nella prima mezz'ora. Poi inizia a trovarsi con Lautaro. Ha fatto un tiro in porta alla fine del primo tempo che ha imparato Magnan. Ma ha un super intervento, Magnano ha fatto un grande intervento, ma basta, nella ripresa, dove era Thuram? Avete visto anche voi Thuram? Quindi 5. Simone Inzaghi? Inclassificabile, 0, 0 per quello che ha preso ieri, inclassificabile. Sorpreso da Fonseca che l'ha battuto per la seconda volta su due, perché aveva vinto anche il derby Lazio-Roma, aveva vinto la Roma di Fonseca contro la Lazio. Di Inzaghi, sorpreso dall'atteggiamento iniziale del Milan, ha provato a squadrare i suoi e l'Inter, ma quando l'Inter inizia dopo 30 minuti, dopo i gol di Marco, cerca di fare il 2-1, ma nella ripresa di nuovo atteggiamento molle, come il primo tempo, non è spiegabile. Poi i cambi, ragazzi, questo qua non li ha mai saputi fare. Ma non sa fare neanche la formazione iniziale, perché quello che fa giocare Mkhitaryan all'inizio non capisce la mazza, ragazzi. E Lautaro anche. Non può giocare da partite così dall'inizio, deve giocare a Taremi.
Quindi non trova rimedio come in tutto l'anno. Non puoi pareggiare col Genova, non puoi pareggiare col Monza, non puoi giocare male con Lecce e Vincere, hai giocato bene solo con l'Atalanta e sembrava un fenomeno. E con Manchester City, ragazzi, ok, ha pareggiato, ma per come i giocatori dell'Inter poteva anche vincere, e lui non l'ha vinta. Forse che gli è costata un'altra serata negativa, quindi inclassificabile. Inclassificabile. Queste sono le mie pagelle, sono un po' dure? Sì, sono dure, ma abbiamo perso un derby contro una squadra che c'è inferiore, ma ieri c'è stata superiore, meritatamente. I giocatori nostri non sono dei fenomeni, però vanno calibrati. L'Inter non li ha comprato, non ha fatto la grande campagna acquisti, ma lui c'ha il materiale per andare avanti. E quando tu compri Zrinski e Taremi, ma fai giocare sempre gli stessi. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? E niente, Allegri sta osservando, ragazzi. Allegri osserva, io lo continuo a dire, Allegri osserva tutto quello che succede, perché? Vedremo perché. Per ora, soltanto per ora è tutto. Cliccate mi piace al mio canale. Dite a tutti di seguirmi, oggi siamo un po' tristi, però è il derby. A Milano piove, quindi proprio anche il cielo piange. E forza Inter sempre. Forza Inter sempre. Quest'anno la vedo male, però vedremo. Sarà dura che ci sia zero. Inzaghi, pronti di piglia adesso o... Allegri, Allegri, ciao a tutti da scuola.